Questa donazione è nata per il fatto che mio secondo figlio, siamo una famiglia molto numerosa, quindi è l'ultimo di 7-8 nipoti, per cui un bambino super fortunato. Ecco perché abbiamo deciso durante il battesimo di raccogliere dei fondi, quindi hanno contribuito tutti, parenti e amici, con amore a questa donazione. Ho scelto Treviglio perché è un ospedale a cui sono molto legata, ho avuto due esperienze molto diverse, ma entrambe positive, e per cui ho pensato al reparto di ginecologia e pediatria. È molto importante perché ci permette di tenere riscaldato il neonato in un modo quasi fisiologico, come se fosse vicino alla mamma, quindi ci permette peraltro di tenerlo di fianco alla mamma e quindi ci permette di fare questo modo di nascere oggi molto più naturale, molto più rispettoso della fisiologia, che è quello di non allontanare il bambino dalla mamma e di tenerlo il più possibile insieme a lei, in modo che viene facilitato l'allattamento al seno e viene soprattutto anche facilitato il legame della mamma con il suo piccolo bimbo. E quindi rientra proprio in tutta una filosofia di nascita nuova e di nascita nel rispetto massimo della fisiologia e del legame mamma-bambino. Veramente un bel dono, sì. A me è anche un po' emozionato vedere il gesto non solo di una singola persona, ma di un'intera famiglia e amici di una famiglia che hanno deciso, invece di regalare un giocattolino a bambini, come diceva anche la mamma, fortunati, ma hanno deciso di regalare un qualcosa che aiuta anzi bambini magari un po' meno fortunati, che però possono poi giocare dopo in completa salute e felicità, insomma.